Ok, allora si può riscrivere il guadagno e arrivare a questa formulazione. Una formulazione in cui noi abbiamo la stima della covarianza dell'errore, la matrice delle uscite, e l'inverso della covarianza del rumore di misura. Allora, che cosa possiamo notare riscrivendo il guadagno in questo modo? Un po' più forse leggibili alcuni aspetti. Prima di tutto, in qualche modo è proporzionale alla covarianza dell'errore. Proporzionale è scritto in italico perché queste sono matrici, per cui diciamo, però diciamo, c'è una proporzionalità con la covarianza dell'errore. Quanto più è grande la covarianza dell'errore, beh, sempre la stima della covarianza dell'errore, quanto più è grande il guadagno. L'interpretazione è abbastanza intuibile, cioè se io ho una stima con una grande covarianza, vuol dire che mi fido poco di questa stima e allora vuol dire che il mio guadagno è alto perché sono disponibile a modificare molto la stima corrente, perché mi fido poco di quella stima, per cui ho un alto guadagno. Quando arrivano le misure, dico modifica molto la stima in base alle misure. Però c'è anche una componente inversamente proporzionale alla covarianza del rumore di misura. Dice, sì, è vero, il ragionamento di prima è vero, però da solo non ha nessun significato, perché c'è proprio un peso relativo tra queste componenti. Per cui, se mi arrivano le misure, dipende dalla qualità dei sensori, e la qualità del sensore è implicita nella matrice di covarianza del rumore di misura. Ora, dov'è la covarianza del rumore di processo? In qualche modo è dentro la P, nel senso che voi si può diciamo, vedere che una covarianza di processo uguale a zero, ossia io sto dicendo il modello matematico è perfetto, porta a zero la covarianza dell'errore e quindi porta a zero il guadagno. Anche questo è perfettamente intuibile, perché se io dico il modello è perfetto ma le misure no, il filtro va verso il modello, alla fine non usa più le misure. Okay? Quindi c'è un peso relativo, c'è un gioco fra queste due covarianze che sono le cose che il progettista deve determinare, perché forse non sono stato chiaro, ma il filtro di Kalman è quello che avete visto, quelle sono le equazioni. Cosa dovete mettere? Queste due matrici covarianza, che sono tanti numeri apparentemente, poi vedremo che in qualche modo non sono così tanti nel bene e nel male, perché sono due matrici, quindi una è n per n e una è m per m. Per cui è il peso relativo, guardate, peso è scritto in italico, sono due matrici, non posso fare il rapporto fra le due matrici e dire più alto e più basso, va bene? So solo che sono definite positive entrambe. Quindi dal punto di vista qualitativo, quello che succede è che se io ho un buon modello, ora buon modello vuol dire che la matrice covarianza del rumore di processo è più bassa, sempre fra virgolette, della matrice covarianza del rumore di misura. Cosa succede? Succede che vado a finire per avere un basso guadagno numerico. Va bene? Se invece ho buone misure, ho un alto guadagno. Quindi con un buon modello io tendo a usare poco le misure, quindi con piccole correzioni della stima, quindi con piccoli valori numerici del guadagno. Con invece una buona misura rispetto al modello, allora finisco per avere un alto guadagno dal punto di vista numerico. Questa è un'interpretazione che è forse quella più utile quando si fa poi l'esercitazione, quando si fa tarare il filtro di Kalman. Perché se si fa tarare il filtro di Kalman, allora io diciamo, devo fare dei ragionamenti, ho tanti numeretti da mettere, come li metto? Beh, facendo qualche simulazione e facendo questi ragionamenti ci posso arrivare. Però faremo abbastanza simulazioni su questo. Ma quindi una volta che prendo il valore centrale tra le varie cose, a un certo punto il filtro non agisce più. Allora, no, il filtro agisce sempre. Ci possiamo chiedere se il guadagno vada o meno al regime ed è, diciamo,
diciamo questa pagina qua, cioè il guadagno è tempo variante, non ho fatto nessuna ipotesi, però se il mio sistema è lineare e stazionario, e poi non lo dimostriamo, ma se è anche completamente osservabile e controllabile, allora il guadagno raggiunge un valore costante. Questo valore costante è la soluzione dell'equazione di Riccati. La soluzione dell'equazione di Riccati è questa, è non lineare, per cui si risolve in numerico, ve la fa il MAT, la base senza problemi, che è stata, diciamo, studiata, ovviamente per altri motivi, visto che è di gran lunga antecedente al filtro di Kalman, dal matematico italiano che è Riccati. Bene? Per cui in realtà, se voi avete un sistema lineare stazionario, avete esigenze di risparmio computazionale, magari avete un hardware embedded molto molto leggero, non potete fare chissà che quanti calcoli, beh, potete calcolare direttamente il guadagno a regime e implementate questo. Sapete che non è ottimo, sapete che è un subottimo, però è una cosa che si può fare, si calcola direttamente il guadagno a regime. In altre comunità, in altri diciamo, contesti, il guadagno di Kalman viene chiamato Optimum Transient Observer e, diciamo, si ottiene formalmente, si ottengono le stesse equazioni dal punto di vista formale che abbiamo appena visto, impostando questo problema. Cioè si trova un guadagno tale che la stima sia non polarizzata e la stima dello stato e la stima della covarianza dell'errore sia minima scritto, diciamo, in italico, perché essendo una matrice è sempre delicato, però diciamo, adesso ci importa solo il concetto. Cioè il filtro di Kalman si trova anche da altre strade, in altre comunità. Così come un problema che porta a, diciamo, il filtro di Kalman è la cosiddetta bianchezza dell'innovazione, in cui io cerco un guadagno tale che renda l'errore bianco, e cioè impulsivo con una certa matrice covarianza che è pari a la covarianza del rumore di misura, che si dimostra essere un limite inferiore per questo problema. Va bene, queste due sono due curiosità per diciamo. Massimo, sono tutti gaussiani. Chiedo scusa? Sono tutte a distribuzione gaussiana. Allora, in questo caso, se noi facciamo l'ipotesi di linearità e stazionarietà, sono dovrebbe essere tutte quante gaussiane. È stabile il filtro di Kalman? È una domanda che uno si potrebbe porre, perché vuol dire, noi abbiamo delle equazioni di differenze. Ebbene, uno si scrive le equazioni e scopre che la matrice dinamica alla fine è questa, x cappello in k è uguale a questa matrice dinamica per x cappello in k meno 1. Non è così scontato calcolare la stabilità di questo, perché il guadagno di Kalman è tempo variante. Se faccio ipotesi restrittive lo posso dimostrare, però diciamo senza fare ipotesi è abbastanza, diciamo, difficile. Quello che si dice, vabbè, è stabile la maggior parte dei problemi pratici, cioè, il filtro di Kalman viene utilizzato tantissimo, spesso senza porsi troppe domande. Per esempio, la stabilità: se il mio sistema è lineare, allora magari io posso, diciamo, dire qualcosa. In questo caso, se è osservabile, si dimostra che l'errore è limitato, per cui x cappello vuol dire che non diverge. Però se è ottenuto tramite linearizzazione, i risultati, il comportamento dinamico del filtro andrebbe un attimo investigato. Ok, e qual è il legame fra Kalman e Leuenberger? No. Vediamo un attimo.
Allora, il modello matematico che io ho utilizzato per Blumberger era un modello deterministico. Non c'erano, diciamo, le rumori di processo, i rumori di misura. Quello di Kalman è un modello stocastico e va bene, però, diciamo, parte questo. Dopodiché in Blumberger io ho come mio obiettivo di controllo quello di assegnare gli autovalori dell'osservatore. Per cui, diciamo, il mio parametro di progetto è questo. Nel filtro di Kalman, il mio parametro di progetto è assegnare le due matrici di covarianza del rumore di processo e del rumore di misura. Ora, sono cose così diverse fra di loro? No, sono due viste diverse della stessa cosa. Cerchiamo di capirlo. Qua infatti ho scritto, sono una diversa interpretazione. Allora cerchiamo di capirlo. Prima di tutto facciamo un'osservazione. A regime, se il mio sistema è lineare e stazionario, abbiamo visto che il guadagno del filtro di Kalman raggiunge un valore costante. Ma allora, se io riscrivo l'equazione di Kalman, quello che io ottengo è che a regime io ottengo queste cinque equazioni qua, in cui la matrice della stima della covarianza dell'errore raggiunge anch'essa un regime, K raggiunge un regime, posso fare una sostituzione e levare da mezzo la stima a priori, e che cosa ottengo? Beh, ottengo esattamente questo, ossia Blumberger, formalmente uguale a Blumberger. Quindi che cosa possiamo dire? Beh, possiamo dire che il filtro di Kalman e l'osservatore, diciamo, di Blumberger, però a questo punto io chi li chiamerei entrambi, o stimatori dello stato, uno deterministico e uno stocastico, fanno più o meno la stessa cosa, perché guardate, alcune delle cose che fate con Blumberger, che apparentemente fate con Kalman e non con Blumberger, del tipo no, frequenze diverse oppure tempo variante, le potete fare anche con Blumberger banalmente, perché anche lì il guadagno me lo calcolate a ogni passo di campionamento, non c'è problema. Non ci sono differenze implementative, se non una che però è una controindicazione che vedremo probabilmente più tardi o domani. Sono esattamente la stessa cosa e la interpretazione è diversa, e secondo me ognuno può usare quello con cui si trova più a suo agio, nel senso che lavorare con le matrici covarianza, con gli autovalori, è un fatto soggettivo, se poi alla fine io so che otterrò lo stesso risultato. Eppure, se voi vi guardate, cioè io mi guardo in giro, il 90% delle stime dello stato vengono fatte con versioni, diciamo, con il filtro di Kalman o con la versione linearizzata che poi vedremo del filtro di Kalman. Quasi nessuno ricorre alla versione, come dire, deterministica. Va bene? E secondo me il motivo, posso pure averlo intuito, poi magari ve lo faccio vedere più tardi. Ho cominciato la registrazione, sì. Ok, quindi alla fine c'è questa cosa. Allora, facciamo noi abbiamo, diciamo, adesso ho preparato tutta una serie di esempi, anche che continuano domani, per l'implementazione del filtro di Kalman. Cominciamo col caso più semplice possibile. Il caso più semplice possibile in cui io voglio misurare una costante, per esempio una costante significa o un valore costante che può essere proprio una temperatura in una stanza per 10 minuti assumo costante, voglio misurarla, oppure la proprietà di un qualcosa, per cui faccio diverse stime, diverse misure, voglio calcolare questa proprietà di un materiale, per esempio qualsiasi cosa. Io sono tentato da dire, se è una costante xk più 1 uguale xk. Il rumore di processo non ce lo metto perché io so che è costante, per cui a che serve?
Però il mio sensore è rumoroso, quindi io metto y uguale x più b, tutto scalare facciamo. Ok? A questo punto, se io prendo l'equazione del filtro di Kalman, devo implementarle con la matrice dinamica uguale a 1, perché questo è semplicemente, diciamo, la sua matrice dinamica, la matrice dell'uscita uguale a 1, perché y uguale a x, dopodiché devo assegnare solamente la matrice covarianza del rumore di misura, che è una covarianza scalare, perché è uno scalare il rumore. Ok? Quindi io devo assegnare questo numeretto RV. In realtà, diciamo, quando vi ho detto prima dovete dare solamente le due matrici covarianza, no, ho sbagliato, cioè dovete anche inizializzare la matrice covarianza dell'errore. E per cui assegniamo anche questo numeretto. Ok? Allora, adesso che cosa ho? Che il mio guadagno, se vado a prendere l'equazione del guadagno, allora, se io prendo le mie equazioni, se prendo le equazioni del guadagno, adesso io che cosa ho? Questa qui è l'equazione che devo guardare. Ok? Poiché C vale 1, P l'ho appena inizializzato, questo significa che io ho K in 0 è uguale a questo P in 0, C vale 1, RV è uno scalare più P in 0. Ovviamente che vuol dire a meno 1, ragazzi, se sono tutti scalari? Significa semplicemente P con 0 diviso RV più P con 0. No, questo qui è K perché chiaramente, diciamo, con le matrici devo la proprietà commutativa non è rispettata, per cui io devo scrivere a meno 1 per mantenere l'ordine, però chiaramente con gli scalari io posso usare la linea di frazione e dire che questo è il mio K in 0. Ok? Per cui questa è l'equazione di aggiornamento, vabbè, in 0, però è chiaro che vale sempre questa equazione qua, perché questo qua vale istante per ogni k, vale qua ho scritto, quindi questo è p con k, questo è p con k e questo è k in k. Va bene? Quindi io ottengo che questo qui è l'equazione di aggiornamento del mio guadagno, dopodiché faccio la stessa cosa anche per quanto riguarda la stima posteriore e la stima a priori. Va bene? Se vado a vedere le due equazioni, la stima a posteriori e a priori, in particolare, se voi guardate qua, questo vale 1, ok? E questo qui non c'è solamente perché sto facendo l'ipotesi di un modello perfetto. Quindi io che in particolare P segnato K più 1 uguale PK, che sarebbe questa terza equazione qua, va bene? E poi vabbè, andate a sostituire e viene PK che è così. Ok, allora vediamo un attimo cosa vuol dire questa cosa. All'istante iniziale e chiaramente, diciamo, le stesse equazioni mettendo k uguale a 0, per cui qua sono solo riscritte con k uguale a 0. Al primo istante io che cosa ottengo? Che prima di tutto, vabbè, uso il guadagno, che cos'è? La stessa equazione mettendo k uguale a 1 e poi vado a sostituire p segnato con 1 chi è uguale? Ce l'ho qua, è uguale a p con 0. Per cui sostituisco e ottengo che questo è p con 0 e r con v più P con 0. Ok? Ora, quando chi è P con 0, ce l'ho qua, a posteriori in 0, è legato a priori in 0 da questo legame qua. Per
Quindi vado a sostituire e ottengo che il guadagno in 1 vale questo. Allora guardate, in 0 era bisegnato 0 diviso RV più bisegnato in 0, in 1 è bisegnato in 0 diviso RV più 2 P con 0, quindi l'unica differenza è questa fra i guadagni. Okay? Posso procedere e calcolare anche le due matrici, adesso sono scalari perché il problema è scalare, della stima a priori a posteriori, e posso andare avanti e scoprire che in realtà io posso scrivere che il mio guadagno è dato da il valore iniziale della stima a priori in 0, RV più, e poi qua c'è un termine che cresce con il tempo, per cui alla fine questo qui per K che va all'infinito chiaramente va a 0, cioè il guadagno va a 0. Cosa significa questo? Beh, significa che io, diciamo, ho detto al mio filtro la stima iniziale è affetta da errore, perché la stima della covarianza dell'errore non è nulla. La stima iniziale è affetta da errore. Il modello è perfetto, quindi il filtro come si comporta? Comincia aggiornando la stima iniziale e poi dopo un poco smette di aggiornare perché il modello è perfetto, mentre le misure non lo sono. Bene, ma è proprio questo quello che io volevo? Forse no, nel senso che, diciamo, se smette di aggiornare vuol dire che lo devo spegnere, fra virgolette, allora posso fare una stima batch se mi serve la stima di questa costante. Se io invece uso un filtro è perché voglio tenere sempre attivo. Quindi probabilmente anche se io so dalla fisica che la grandezza è costante, sarebbe stato opportuno mettere una matrice covarianza del rumore di processo, perché non ha un significato fisico, ma un significato più matematico in questo caso. E lui avrebbe continuato quindi ad aggiornare questa cosa. Ora, un'altra cosa da guardare è il mio guadagno da chi viene influenzato. Guardate come è stato riscritto. È stato riscritto in questo modo, con il rapporto fra P segnato con 0 ed RB, che sono la stima iniziale del rumore di la stima iniziale dell'errore e la covarianza del rumore di misura. Quindi questa è l'altra considerazione da fare quando voi mettete i valori del filtro di Kalman, perché voi dovete progettare le due matrici di covarianza del rumore di misura e di processo, però poi dovete anche inizializzare il filtro, sia con la stima iniziale che col valore iniziale della stima della covarianza dell'errore, cioè della P. E questo vi influenza gli istanti iniziali del guadagno. Va bene? Per cui sono tutte considerazioni che farete e faremo quando facciamo le esercitazioni. Filtro di Kalman esteso. Non c'è nulla di teorico. Il filtro di Kalman esteso dice: ok, implementa il filtro di Kalman, laddove tu puoi usare la funzione non lineare la usi, laddove tu, diciamo, hai bisogno di matrici linearizzi. È la stessa cosa di Leuenberger, per cui qui sono scritte, riscritte le 5 equazioni, in cui vedete in blu le uniche differenze rispetto a quelle che abbiamo già visto. E quali sono? Beh, uso l'equazione di aggiornamento temporale non lineare, perché se io so che lì c'è una funzione trigonometrica ce la metto, perché io sto facendo l'aggiornamento temporale, perché mai dovrei linearizzare? E poi per l'equazione dell'uscita, anche qui, questa è la stima che mi dà, qua c'è di Xenia, questa è la stima che ho dell'uscita con la stima dello stato corrente, e se ci sono delle non linearità note, perché non usarlo? Ok, non c'è nessun motivo. Per cui dal punto di vista, diciamo, concettuale, il filtro di Kalman esteso non comporta nessuna difficoltà. Ovunque io abbia bisogno della C e della A, allora io ricorro alla linearizzazione. Però c'è una cosa da notare, guardate, per la C io linearizzo ovviamente l'equazione non lineare dell'uscita e la calcolo
in x uguale x segnato, mentre per la A in x uguale x cappello. Perché questa differenza? Qual è lo scopo? Il mio scopo è quello di dire, io linearizzo. Intorno a cosa? Intorno alla stima dello stato attuale, alla migliore stima dello stato che io ho in questo momento. Ebbene, vedete che la C si usa quando la vostra migliore è quella a priori e la A si usa quando la vostra migliore è quella a posteriori. Per cui usate la più recente, va bene? Nel senso che la C si usa in quelle di aggiornamento di misura e quindi la migliore è quella a priori, poco prima di usarla, e invece la A si usa in quelle di aggiornamento temporale, quando voi state facendo la stima per il campione successivo ma avete già usato i campioni in K, e per cui potete usare la posteriore. Ok? Ma queste, insomma, sono, tra virgolette, scemenze, nel senso che sono dal punto di vista implementativo non comporta particolari problemi. Ok, allora facciamo anche l'osservabilità e poi ci fermiamo. Dai, allora, il filtro di Kalman, guardate queste equazioni prima di passare alla pagina successiva. Cosa succede a un filtro di Kalman se il sistema non è completamente osservabile? Guardo le equazioni e mi chiedo, allora fammi vedere un attimo, c'è qualche operazione che in qualche modo non è definita? Io vedo tutte operazioni che sono sempre definite, tranne una, l'inversione. Allora mi chiedo, ok, c'è un'inversione di una matrice qua. Questa inversione è sempre consentita? Perché io, nel momento in cui vado a implementare questo in un algoritmo, voglio evitare divisioni per zero durante l'esecuzione, diciamo, del programma. Per cui qualsiasi operazione che può non essere definita, io la devo prendere in carico. Però in questo caso io posso ignorare bellamente questa inversione. Perché? Guardiamo cosa sto invertendo. Io sto invertendo prima il secondo termine, dopo il più. Qualcosa che non conosco, perché so che P è definito positivo, però ci sta C e C trasposto, la matrice delle uscite. È una linearizzazione, potrebbe essere anche tutto zero, oppure insomma essere di rango non pieno. Ok, quindi io mi dovrei porre il problema, però non me lo pongo il problema. Se sono stupido non me lo pongo. Perché? Perché io qui ho una matrice definita positiva che rende sempre invertibile questa parentesi quadra. Per cui dal punto di vista numerico il filtro di Kalman non vi darà mai problemi. E questo, a mio, diciamo, inutile parere, è il motivo per cui è molto diffuso. Perché si utilizza anche senza avere nessun tipo di conoscenza della proprietà di osservabilità di un sistema dinamico, ma addirittura senza neanche sapere cos'è un sistema dinamico. L'importante è che uno abbia delle equazioni che può chiamare anche aggiornamento temporale, che non sa cos'è un sistema dinamico. Va bene, cosa succede se io lo implemento invece a un sistema che non è completamente osservabile? Problemi numerici ho detto che non ne ho, vediamo che tipo di problemi ho. Ok, allora che faccio? Mi scrivo il mio sistema in forma canonica di osservabilità perché voglio vedere, voglio capire che cosa può succedere. Faccio senza ingresso, ok? Voglio vedere che cosa può succedere. Allora, canonica di osservabilità, io ricordo che fuori diagonale ho questa matrice rettangolare di zeri e poi in corrispondenza ho gli zeri nella matrice delle uscite. Ok, prendo la mia covarianza dell'errore e la portiziono seguendo le stesse dimensioni di osservabilità e non osservabilità. Lo faccio io arbitrariamente di mia. Allora io che cosa ottengo qua?
ottengo un guadagno, però a questo punto voglio farmi un attimo anche i calcoletti con voi di questo guadagno, così ci convinciamo di questa cosa. Allora, qui mi sono scritto solo questo. Allora, io che cosa ho? Che la mia matrice C è questa qua, giusto? Che quindi ha, diciamo, gli zeri opportuni, e poi la matrice P è quest'altra. Devo calcolare il guadagno e calcoliamoci il guadagno. Quindi io vado a sostituire le matrici e vado a fare le mie cose. Quindi ho P0, P12, P21, PNO, PO, PNO perché sono per C trasposto, per cui questo è C con O trasposto e 0, che moltiplica RB più, qui poi ho C con O 0 per P con O, P12, P21, PNO. Per C con O trasposto per 0, tutto questo a meno 1 uguale. Allora, andiamo a farci le nostre bravi prodotti riga per colonna, blocchi, ma sempre riga per colonna. Quindi io qua ottengo questa cosa qui, che quindi sopra mi dà un P con O, C con O trasposto, e sotto P21 C con O trasposto, che moltiplica RV più. Allora io qui posso riscrivere C con O 0, e vabbè, poi questo l'ho appena calcolato, no? Perché è lo stesso che sta lì, per cui lo posso già scrivere, P con O trasposto, P21 P con O trasposto, tutto a meno 1 uguale. A questo punto noto con un certo terrore, quando vado a fare questo per questo, io cosa ottengo? Ottengo P con O C1 trasposto ottengo questa cosa qui. Ok? E allora che cosa, che è quello che è scritto qua, ok? E allora che cosa posso osservare? Beh, io osservo che la matrice che sto invertendo è sempre piena. Ok, ancora, quindi questo qui è matrice sempre piena, e poi ho partizionato questa prima parte nella parte, diciamo, osservabile e non osservabile. Ancora, diciamo, non mi è chiaro, e allora facciamo una cosa. Facciamo... Questa è la stima dello stato, no? Perché questo è K e ho semplicemente anche lo stato partizionato. Allora, per capire che cosa sta succedendo, facciamo una cosa. Partiamo da una condizione iniziale in cui ho la parte osservabile che è perfettamente nota e la parte non osservabile che è una qualsiasi cosa, ok?
Che cosa succede? Me lo sapete dire voi? Questo è non osservabile, quindi la sua uscita è identicamente nulla. Allora, vediamo un attimo che cosa succede. Vediamo un attimo. La differenza è zero di che cosa? Ok, allora la differenza è zero, non c'è che pagina è? Allora, vediamo un attimo che cosa succede. No, era la pagina successiva. Allora, se noi abbiamo come condizioni iniziali del mio sistema questo. Questa è la condizione iniziale del sistema vero, ok? E parte con la parte osservabile nulla e la parte non osservabile, diciamo, diversa da zero. La mia stima della parte osservabile è perfetta, ok? Allora, questo significa che quando vado a calcolare questa componente qua, va bene, è nulla, perché è nulla. Ma allora guardiamo la parte non osservabile. Qua abbiamo un guadagno K che è diverso da zero. Y con K è che cosa? Beh, dovrebbe essere, diciamo, nulla perché la parte osservabile è nulla, la parte non osservabile è non osservabile. In realtà io qua sto vedendo solamente il rumore di misura. Allora la mia dinamica qui è guidata dal rumore di misura, sto integrando il rumore di misura, cioè integrale di rumore bianco, moto browniano, e ne riparleremo di questo in queste due lezioni. Bene. Quindi che cosa significa? Che la componente non osservabile evolve con la dinamica della cosiddetta passeggiata casuale. Non ho problemi numerici, non me ne accorgo proprio, anche perché il mio sistema non è in forma canonica di osservabilità, per cui io, se non mi pongo il problema, la cosa mi è assolutamente, mi passa assolutamente, diciamo, davanti agli occhi, ma non me ne accorgo. Bene. Per cui, quali possono essere le conseguenze? Lo vediamo, diciamo, domani. Vi lascio, diciamo, con il dubbio. Ma è chiaro che se io ho un'applicazione di tipo monitoraggio e ho una componente che poi non è una componente, voi dovete pensare che quando facciamo la decomposizione in forma canonica, allora voi avete proprio, che ne so, x1 è osservabile, x2 no, per cui se io dico la parte non osservabile varia come passeggiata casuale, voi potete visualizzare che c'è un numeretto che va per fatti suoi. Okay? Ma normalmente noi vediamo un sottospazio e vediamo, diciamo, insieme, è un sottospazio in cui si muove in forma casuale, per cui è tutto il vettore dello stato che viene influenzato, perché normalmente noi non riusciamo, cioè non riusciamo, non, se non ci siamo posti il problema, non sono separate, vediamo un sottospazio e non osservabile. Bene, quindi questo lo vedremo, lo toccheremo con mano domani, che cosa può succedere quando io non pongo problemi di osservabilità.
Se il sistema è lineare, l'osservabilità e non osservabilità è una proprietà del sistema, che è quella e basta. Ma quando il sistema è non lineare, l'osservabilità, se pensiamo alla linearizzazione, potrebbe anche durare solamente in alcune condizioni di lavoro. È locale. È locale, quindi diciamo, e potrebbe anche essere molto difficile porsi il problema se il sistema è non lineare dal punto di vista teorico, perché l'osservabilità non lineare non l'abbiamo neanche accennata, esiste e non l'accenniamo proprio. Lavoriamo sulle linearizzazioni, ma in genere potrebbe anche non essere così banale dire vabbè, linearizzo e vedo in che condizioni è non osservabile. Okay, quindi questo è un problema che potrebbe anche ripresentarsi in maniera, come dire, subito. Però potrei compensare tipo con un rumore di processo. Questa parte iniziale. Come compensare che cosa? La non osservabilità? No. Il problema è proprio il fatto che il suo filtro prosegue. Cioè, paradossalmente, secondo me il motivo per cui ha avuto successo il filtro di Kalman è questo. Noi facciamo due esercitazioni sul filtro di Kalman. In realtà c'è il comandino MATLAB e lei lo e lo implementa. Okay? Il problema è che talmente robusto a problemi numerici che è facile da utilizzare, che lui già non ha bisogno di compensare nulla, nel senso lui va. Il problema è cosa esce fuori come interpretazione del dato. Quindi il rumore di processo non l'aiuta, non vedo come potrebbe aiutarlo, anche perché è ingresso uscita, è stata uscita la proprietà, non abbiamo parlato di matrice dinamica in questo esempio. Domande da casa? No, prof. Allora, ci vediamo domani.